Buongiorno, eccoci qua, la battaglia di oggi, 8 maggio 2020. Premessa: egregio Primo Ministro, egregio Presidente della Regione Toti, egregi deputati, egregi senatori. Vi voglio ricordare che io discendo da Ugo Bregoli, classe 1923, sepolto nella fossa comune di Emmer, Dortmund, Germania, e insignito dal presidente Napolitano, come gli altri 600.000 IMI, internati militari italiani, venduti da Mussolini ad Hitler, insigniti, dicevo appunto, della medaglia d'onore al valore della resistenza antifascista all'estero. Detto questo, il mio livello di coscienza, di consapevolezza, fa riferimento a questa vicenda familiare per la quale io ho fatto una ricerca storica di ben 8 anni, riuscendo a trovarlo, era dato per disperso, ma io l'ho trovato, potendo anche vantare nella mia vita di avere fatto piangere per la commozione e la gioia il dottor Caccialupi, presidente dell'Associazione Nazionale Italiana Deportati, dicevo piangere dalla gioia, dando senso al suo dolore per essere stato nei lager, ma sopravvissuto, il giorno che gli dissi: dottor Caccialupi, l'ho trovato, so dove lo hanno sepolto. Detto questo, io ho una dignità oltre che una coscienza. Dunque, qual è il problema? L'appartamento in cui sono è messo in vendita con me dentro. L'agenzia immobiliare ha riaperto, noi l'abbiamo ricontattata, perché dobbiamo andare appunto a ritirare le chiavi, essendo noi diventati di nuovo occupanti nonché proprietari, e ho scoperto una cosa che ora vi faccio sentire attraverso la telefonata intercorsa tra me e l'agenzia. Buongiorno, buongiorno. Parlo con la signora Mariella? Sono la signora Bregoli. Abbiamo messo in vendita un appartamento in via Borzoli. Vorrei dei chiarimenti. Grazie, buona giornata. Prego, buongiorno. Buongiorno signora, si ricorda di me? Ascolti un attimo, io mi scusi, vorrei capire se mio marito ha capito bene. Lei ha detto a mio marito che per far visitare la mia casa io devo uscire di casa e lasciare entrare i visitatori? Ho capito bene? Ah, Adesso ecco. con questo discorso del virus, le disposizioni sono queste. Se la casa è vuota, io entro, Sì. a distanza di sicurezza, faccio vedere la casa alla persona, poi chiudo, vado via, eccetera. Se invece c'è il proprietario dentro, il proprietario, non, sono vietati gli assembramenti, questo lei l'ha già sentito. Quindi il proprietario deve spostarsi. O stare sul ballatoio, ovviamente con la porta aperta perché non è che uno si chiude dentro, oppure deve spostarsi, cioè non devi avere contatti con la persona che entra. Questo Ah, ecco. del virus è una precauzione, anche se dico, io non so più cosa dire. Stamattina sentivo la televisione che sembra che ci siano più contagi, che fosse Signora, l'ennesimo mi scusi se rinnovo, la però. interrompo, mi scusi se la Sì. interrompo, signora. Allora, io, sconcertata da questa sua richiesta, mi sono rivolta a un mio avvocato di fiducia che mi dà gratuito patrocinio. Perché sento lesa la mia dignità, nel senso che io metto in vendita la mia casa
e ritengo di avere il diritto di essere presente io mentre qualcuno gira per casa mia. E non può essere sufficiente dirmi lei sta nel ballatoio a porta aperta perché ci sono degli angoli ciechi nella casa e fidarsi è bene, ma non fidarsi è meglio. Ora mi scusi, intanto se appunto è stato disciplinato da un DPCM o da un'ordinanza regionale, per gentilezza io voglio avere. Ecco, lei, ecco sì, brava, perché devo vedere scritto nero su bianco. E vorrei che fosse anche allegato al mandato, capisce questa cosa? Perché non si sa quando finirà appunto questa emergenza sanitaria e io ho il diritto di conoscere tutto, l'articolo, il comma, eccetera. Guardi, allora, se lei vuole essere presente, signora, non c'è nessun problema. L'importante è che non stia nella stanza dove ci sarà mio marito con questa persona. Questo è nel suo interesse? Ascolti, ascolti. Senta, abbia pazienza, è dal 23. Signora, signora, abbia pazienza, io cerco con calma di ricondurla alla ragione. Dunque, è dal 23 di febbraio che stiamo mantenendo dei distanziamenti, siamo arrivati ad 80 giorni. Lei conviene, vero con me, che nella regione Liguria, nella fase 2 non erano obbligatorie le mascherine, sono diventate obbligatorie. Nella fase 1 non erano obbligatorie, nella fase 2 lo sono diventate. Ora abbia tanta pazienza, ma c'è qualche cosa che non mi torna in tutta questa faccenda. Io ho il diritto di avere delle perplessità, se non del dissenso su quello che stanno facendo al governo. Ora io posso offrire una soluzione, no? Io sto dentro, sto a distanziamento dalla persona che vuole venire a vedere questa casa, anche se io ho delle diffidenze a questo punto riguardo a chi magari fa perdere tempo sia a lei che a me. Magari poi non sono neanche interessati e vanno in giro con l'emergenza sanitaria a vedere case. Ne conviene con me? Guardi, io purtroppo quando mi chiama una persona cerco di assumere delle informazioni le più concrete possibili per evitare di far perdere prima del tempo a me, perché ovviamente se io non Certo, sono no? certa di Perché non è il momento, avere direi, non è il momento di andare, mi sembra a buon senso, ecco. io ho avuto contatti con questa signora che vuole vedere Borzoli, le dico, noi quando eravamo chiusi avevamo il trasferimento di chiamata, quindi quelli che chiamavano per gli appartamenti, non le dico, hanno chiamato di tutto, io ricevevo le chiamate sul cellulare a casa. Sono al corrente questi signori di quanto è difficile fare un trasloco perché io me lo sono fatto e ho dovuto dannarmi l'anima per trovare i codici Ateco e portare tutti i pezzi da una casa all'altra. Ecco, l'importante è che queste persone si rendano conto che devono avere la massima serietà. Perché, ripeto, ritengo che sia un'umiliazione per me dover uscire da casa mia quando sono proprietaria della casa. Mettermi nel ballatoio quando magari mi passano i vicini di casa. Io potrei anche vergognarmi, signora Mirella. Allora, facciamo così. Se lei ha una mail, Certo, qualcosa, le certo. mando dove ci sono queste disposizioni. Poi D'accordo. lei, allora mi dica. Aspetti che però ve lo segno sul Sì, quaderno le qua. faccio lo spelling, lettera per lettera. Allora, Livorno, Imola, Napoli, Genova, Empoli, Roma, Ancona, Lingera, 64, chiocciola gmail.com. Va bene? Sì, Gliela sì, mando. perché io a questa cosa la devo allegare e la devo mandare anche al mio avvocato che è rimasto stupefatto. Ne stanno vedendo di tutti i colori, veramente di tutti i colori. Questa è l'ennesima. Questa è l'ennesima. Io guardi, signora, come le ripeto, non è nel suo interesse, però se lei vuole, quando arriva, cioè io comunque lei leggerà cosa c'è scritto, poi farà le sue considerazioni, va D'accordo, bene? d'accordo, d'accordo. Sentirà, posso tenere il suo numero di telefono? Certamente, certamente, certamente. Allora me lo dia che faccio prima. Sì? Fine. Allora.
La mia dignità non è in vendita, è in vendita la casa. Che dire? Che dire di più?